Radio Nettuno. Di nuovo insieme a Radio Nettuno, ben ritrovati da Davis Colombi in conduzione, ora per l'approfondimento CISL, quest'oggi con Giorgio Graziani, segretario generale CISL Emilia Romagna. Graziani, buongiorno. Buongiorno. Difficile in questi giorni, Graziani, non parlare dell'argomento unico, ovvero del terremoto. Ci torniamo anche questa mattina, in modo particolare per l'attività della CISL. Come si muove un sindacato in questi frangenti, Graziani? Come si muove lo stiamo imparando in queste settimane. Prima di tutto stiamo cercando attraverso in particolare i nostri uomini nelle periferie, nei paesi più colpiti, di essere vicini alla gente. Per esempio abbiamo visto che anche le nostre sedi sono state colpite, abbiamo dentro i comuni più colpiti individuato nei camper, quindi dalla possibilità di avere degli uffici mobili, in modo che se le persone hanno bisogno di assistenza, sia per gli ammortizzatori, sia per questioni fiscali che per questioni altre, insomma, possa sentire la CISL e il sindacato vicino. È chiaro che dall'altra parte stiamo ricercando modalità per sostenere e contribuire all'emergenza e alla ricostruzione attraverso la sottoscrizione, attraverso la ricerca, come si può dire, di finanziaria, di sostegno e di donazioni per dare una mano alla gente, alle popolazioni, alle imprese colpite dal terremoto. Dall'altra è chiaro che stiamo cercando di confrontarci con imprese, associazioni e istituzioni per vedere, coordinare quali sono le cose da fare per cercare di vedere la luce fuori dal tunnel. Senta, Graziani, è davvero difficile anche arrivare a un conto effettivo delle realtà in difficoltà, quelle colpite appunto dal terremoto, in modo particolare anche dal lato economico. C'è la preoccupazione che questa ferita possa davvero riguardare tutta la regione Emilia-Romagna e tutta l'Italia, visto il grado di produttività della nostra regione. La sensazione, Graziani? È chiaro ed è esplicito che questo terremoto colpisce uno dei cuori pulsanti del nostro paese e quindi della nostra regione, perché lì è proprio un'area, la cosiddetta Bassa Modenese e la parte del Ferrarese, in cui sono concentrate attività produttive strategiche per le filiere industriali del nostro paese e della nostra regione. Quindi, al di là del fatto che l'1% del PIL viene prodotto lì, stiamo parlando di una realtà che, come indotto e come capacità di risposta produttiva, è davvero ampissima. I numeri delle imprese chiaramente sono ancora da certificare in termini di imprese colpite dal sisma, ma ci sono l'area in particolare della Bassa Modenese, Mirandola, San Felice Finale e Sant'Agostino Cento e Crevalcore nella provincia di Bologna, francamente hanno avuto un durissimo colpo. Noi stiamo parlando di decine di migliaia di lavoratori che stanno affrontando la condizione. Già siamo dentro una crisi importante. Molte di queste imprese fortunatamente l'avevano sentita, ma stavano riprendendo perché c'era eccellenza. Oggettivamente ci troviamo nel dramma di migliaia di lavoratori che vedono di nuovo la sospensione del proprio lavoro, vedono una prospettiva in cui anche l'incertezza del loro futuro lavorativo è legato a condizioni strutturali e anche a condizioni di volontà imprenditoriali a rimanere in questo territorio. Questa è una cosa su cui noi stiamo monitorando con tanta attenzione e stiamo peraltro chiedendo alla Regione di entrare nello specifico per fare in modo che si trovino tutte le condizioni per trattenere le imprese da voglie o
o di scappare o mettendosi dentro l'alibi di un terremoto che invece dovrebbe aumentare la loro responsabilità a rimanere nel territorio, a rimanere con la propria gente. Senta, il sindacato avrà una funzione di controllo anche sul tema ricostruzione. Voglio dire, quali errori non dovremo fare in questa situazione, Graziani, e quanto potrà essere importante il controllo, ad esempio, del sindacato anche su questi frangenti così delicati? Allora, io credo che questo è un elemento davvero, davvero delicato e complicato. Perché volente o nolente, questa è una zona in cui fino al 2003 si considerava rischio sismico zero, dopodiché nel 2003 si è entrati nella catalogazione, nel 2005 ci sono state delle normative cogenti che chi costruiva dopo il 2005 doveva mettersi nelle condizioni di tenere in considerazione la classificazione. Oggettivamente l'ordinanza del prefetto Gabrielli come responsabile della protezione civile, concordata col presidente Errani, che prevede delle verifiche non soltanto dagli organismi pubblici ma anche da professionisti privati che, assumendosene responsabilità indiretta, responsabilità importanti, delegate chiaramente dalle imprese, valuteranno l'agibilità o i danni dentro quelle imprese e quindi consegneranno al comune la loro perizia e quello che questa impresa deve fare, quindi poter ripartire perché è agibile o quali sono le cose che devono essere messe in opera sulle normative vigenti e quindi sulla classificazione sismica, è già un grandissimo passo in avanti di, da una parte, semplificazione normativa per fare in modo che le imprese non abbiano lacci e lacciuoli per poter ripartire con il loro lavoro e rispondere ai mercati, ma dall'altro la garanzia che chi va a lavorare in quell'impresa sia sicuro secondo le normative della classificazione sismica. Io credo che da questo punto di vista, non essendo un tecnico, ma come responsabilità di chi rappresenta un buon pezzo del lavoro attraverso i lavoratori dipendenti, deve cercare di fare in modo che il lavoro non scompaia da questa zona e quindi davvero apprezzare la semplificazione normativa, ma garantire quelle che sono le norme, tra virgolette, di sicurezza, soprattutto strutturali, che oggi non sarebbero assolutamente perdonabili e sarebbero colpevolmente a responsabilità di chi non si attiene a queste norme. Quindi da questo punto di vista qui io credo che ci siano tutte le condizioni per fare in modo che le imprese possano, laddove è possibile, riprendere, ma secondo quelle che sono condizioni di sicurezza che per noi sono indispensabili. Graziani, io la ringrazio naturalmente di essere stato con noi, e Giorgio Graziani, segretario generale CISL Emilia Romagna, questa mattina o questa sera, a seconda che stiate ascoltando la diretta o la replica della nostra trasmissione, ospite appunto a Radio Nettuno, ovviamente su questo tema ma anche su altri, perché speriamo che davvero presto si possa tornare a una normalità anche mediatica, a continuare a parlare ovviamente del terremoto ma in fasi costruttive e non distruttive, ovviamente. Graziani, buon lavoro ovviamente. Grazie a voi e speriamo che, come si dice, la gente abbia la possibilità e un sostegno nelle istituzioni dei sindacati e anche in voi media. Io spero davvero che usciamo presto da questa situazione. Grazie a voi. Augurio condiviso. Buona giornata. Radio Nettuno.